Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, con questa maglietta che è un omaggio ad Angela Cannucciari, questa non ho resistito quando ho sentito che hai fatto i provini, ho detto io avevo una maglietta, che tra l'altro questa maglietta me l'aveva regalata la mia cartolaia, perché io all'epoca ero malato di penne, di quaderni, di cavolatine che si compravano in edicola, no? Dalle caramelle. Tutte le cavolate che si comprano in edicola le compravo e sono diventato praticamente lo sponsor della mia cartolaia. Ciao Carla. E quindi ogni tanto, quando le pagavo praticamente il mutuo, finito il mutuo, mi faceva l'omaggio e questo era uno di quelli. Ci serve una maglietta, dico sì, boh, mi ha regalato questo. Quindi mi è venuto immediatamente in mente questa cosa quando ho visto il tuo video. Quindi questo è un omaggio per te. Allora, questo è un video dedicato a Wolf Dorn. Io l'avevo già detto quando parlavo di questo, di fobia, che mi sarebbe piaciuto fare un. Questo non lo faccio più vedere, che vi avrò rotto le balle questo video. Con sto video, con sto. Pure quei video, quello sì. Però dicevo delirio. Quindi quando parlavo di fobia vi dicevo che mi sarebbe piaciuto fare un video dedicato a Wolf Dorn, che è un autore che io trovo assolutamente pazzesco, mi piace tantissimo. Quindi su ho tre libri, oltre a fobia. Il quarto libro si intitola Il superstite ed è credo il secondo libro che lui ha scritto. Un libro bellissimo, di cui però non mi ricordo molto, mi ricordo che mi era piaciuto, mi ricordo che c'era questo colpo di scena finale, mi ricordo l'ambientazione del colpo di scena finale, le sensazioni del colpo di scena finale, mi ricordo dov'ero quando lo leggevo, mi ricordo tanto ma non la trama, perché poi Wolf Dorn ha delle trame che non sono Donato Carrisi, non sono quelle trame dove già a pagina 100 ti sei perso. Però non sono neanche trame così scontate, no? Perché sono trame legate a delle evoluzioni mentali e spesso evoluzioni di una malattia mentale, no? Quindi talvolta è anche difficile tenere il filo, no? Del percorso. Quindi voi sapete che io all'inizio dei libri faccio il mio riassunto. E quindi non avendolo qui il libro non ho potuto né farvelo vedere né raccontarvi una trama di cui oggettivamente non mi ricordo così bene da potervi fare un racconto delle mie suggestioni. Però ne ho altri e vorrei partire con Il mio cuore cattivo. Allora, Il mio cuore cattivo, la mia è un'edizione cartonata della Corbaccio, copertina molto bella, molto molto bella, con tra l'altro Wolf Dorn ha sempre insomma, i suoi editori decidono sempre di fare dei sottotitoli, no? Nel caso di Fobia, per esempio, c'è sa tutto del tuo passato, della tua vita, della tua famiglia, ma tu non sai nulla di lui. Quindi sono dei teaser che a me acchiappano, cioè fanno esattamente il loro lavoro. Poi le copertine sono molto carine, soprattutto. No, beh, ma sono tutte carine. Questa è una, diciamo, delle meno ad impatto rispetto a quelle altre, insomma. Però anche questa è una copertina molto molto bella. Dunque, vi dicevo, edizione Corbaccio, 14,90 euro è quello che l'ho pagato e le pagine sono circa 340. Qui dietro il teaser in questo caso è Il male si nasconde, è dentro di te. E dietro dice: c'era qualcuno, un intruso, proprio lì vicino a me in camera mia. Avvertì la sua presenza prima ancora di aprire gli occhi, fredda, oscura, malvagia. E questo è la costa. No, la costa, scusate, la quarta. Cosa dire del mio cuore cattivo? Ovvio, io ve li racconto così alla buona, se no viene fuori un video di 800 ore. Però sembra uno straccio sta maglietta. Dunque, che poi vuol dire di solito ti vesti pure peggio, cioè, cosa dire del mio cuore cattivo? Allora, innanzitutto il mio cuore cattivo rispetto agli altri libri di Dorn ha come protagonisti dei ragazzi. Quindi ci sono. Ovviamente il filo è un po' sempre quello, ovviamente Wolf Dorn gioca sulle malattie mentali e in questo caso la malattia mentale è raccontata a due livelli, ci sono diciamo due momenti, diciamo, legati alla malattia mentale. Il momento principale è legato alla protagonista, e il, diciamo, problema secondario legato sempre alle malattie mentali è legato
Non ve lo dico perché sennò spoilerò. Comunque c'è un secondo momento in cui viene raccontato, no, la malattia mentale. I protagonisti sono dei ragazzi. Ricorda molto una teen novel, soprattutto nelle parti dove la protagonista e il protagonista si avvicinano. Però poi ovviamente c'è il thriller, quindi questo è un libro che potrebbe piacere a chi ama ovviamente il teen novel, quindi magari preferisce libri i cui protagonisti magari non sono adulti, come succede in realtà negli altri libri di Dorn, però nello stesso tempo è un libro nel quale chiunque si possa, peraltro mi rendo partecipi di quello che pensavo mentre leggevo, eccotelo ti è. Quindi sì, è un libro che può piacere, è un libro abbastanza trasversale, deve di base piacere il thriller e piacere il genere psicothriller. Partiamo da lì, a quel punto un po' tutti voi che amate questo genere potrete trovare assolutamente piacevole questo libro. Ci sono due ragazzi, c'è un crimine, c'è un mistero legato alla protagonista e ci sono varie figure che non sono esattamente quello che sembrano in un primo momento. Poi vi ripeto, se volete saperne qualcosa in più rispetto a quello che ho pensato io di questi libri, fatemelo sapere in un commento e magari vi faccio un video dedicato a quel libro, vi racconto magari un pochino più nel dettaglio. Il secondo libro di cui vi parlo, sempre di Dorn, è Follia Profonda. E questo qua mio fratello mi ha chiesto mentre lo leggevo se mi avessero scritto la biografia. Ho un fratello bastardo. Copertina anche in questo caso molto bella, questa rosa su fondo nero. Il teaser è un regalo inaspettato, un'ammiratrice sconosciuta, l'inizio di una storia romantica, oppure uno stalking mortalmente pericoloso. Lei ama, attende, uccide. In Follia Profonda, Dorn precipita il lettore in un vortice irresistibile fino all'inatteso spiazzante finale. I colpi di scena di Dorn sono uno più forte dell'altro. A oggi il più forte che ho trovato come colpo di scena è stato senz'altro la psichiatra, di cui vi parlo dopo. Però pure in questo il colpo di scena c'è ed è un colpo di scena. A me ha ricordato un libro. Diciamo, non so neanche se dirvelo perché potrebbe, se avete letto quel libro potrebbe rovinarvi la sorpresa, no, non ve lo dico. Il colpo di scena è forte, è completamente spiazzante, completamente inaspettato. Sono quei colpi di scena che nelle ultime pagine, quando inizi a capire quello che sta succedendo, dici, cavolo, Dorn, però sei un figo. E in questo caso la storia è, come appunto diceva il teaser, è legato al. Fondamentalmente al tema dello stalking ed è raccontato in maniera secondo me magistrale. C'è un ti dà sia il punto di vista dello stalker che il punto di vista dello stalkizzato, si può dire, della vittima dello stalking, e ti dà la sensazione di essere lì, di voler in un qualche modo dare qualche dritta ai protagonisti. E la cosa bella di questo romanzo è che non è il classico stalking, no? Lui che fa stalking su di lei, ma è una lei che fa stalking su lui. Vengono coinvolte non solo, cioè non viene coinvolta solo la persona oggetto del desiderio, ma viene coinvolta anche coinvolte persone legate all'oggetto del desiderio di questo stalker. È un crescendo di emozioni, è un libro congegnato da Dio. È fatto bene, è fatto veramente, veramente bene. Su Wolfdorn è difficile parlare perché ho sempre paura di dire delle cose che poi vadano a rovinarvi il colpo di scena, che non è necessariamente solo quello finale, ma ci sono vari passaggi narrativi, vari momenti della narrazione che creano quella sensazione di attesa che non vorrei rovinarvi. Quindi nel momento in cui doveste chiedermi magari, non so, parlami più di quello, più di quell'altro, e dovessi fare quel video. Lo consiglierei magari soltanto a chi già ha letto quel libro, così posso parlare un pochino di più, raccontare cose senza paura di magari creare così non so come dire, delle delusioni narrative al lettore, insomma, non è mai bello leggere di qualcosa che già si sa in un certo senso, no? E tra l'altro quelli di Dorn sono anche belli perché nel momento in cui lo finisci io non amo rileggere i libri, perché come dice Vale. Non ho.
c'è troppo poco tempo per leggere, e soprattutto poi in questo periodo, un periodo che mi è successa una cosa bellissima, e diciamo, per questa cosa bellissima sto leggendo un po' meno, ma è una cosa veramente bella. Che tra l'altro auguro veramente a chiunque, perché è una cosa veramente che ti prende tanto. Quindi sto leggendo un po' meno, ma in generale c'è sempre poco tempo rispetto alla quantità di bei libri che si potrebbero leggere e che ci sono da leggere, quindi rileggere un libro, boh, mi lascia sempre un po' così, no? Un po'. Non mi convince mai fino in fondo. Ho riletto in tutta la mia carriera di lettore soltanto due libri, perché uno dei due completamente non me lo ricordavo, l'avevo totalmente rimosso, e il secondo avevo delle sensazioni e avevo voglia di leggerlo in quel momento. Però i libri di Dorna ti viene voglia di rileggerli, perché ti viene la curiosità di leggere dei libri. Tra l'altro ho distrutto il telefono, si vede? Lo vedete che è distrutto? No, voi vedete un riflesso. Tra l'altro, vedete la televisione riflessa, ti è? Ho ancora il tubo catodico e l'ho dipinta io. No, comunque mi è caduto, mi è vibrato l'altro giorno e pam! Dunque, no, nel frattempo vi faccio vedere. No, dai, non vi faccio vedere niente. Vi faccio vedere sta foto qua. C'è gente che stira anche i calzini guardando i miei video, quindi. Dicevo, è bello rileggere, mi piacerebbe rileggere i video di i libri di Dorna, perché è bello rileggerli col senno del poi, no? Quindi sapendo già come va a finire. Quindi, boh, sono libri belli. Questo era un momento di allegria. Bene, questo era Follia Profonda. Avevo detto tutto, è della Corbaccio, l'ho pagato 17 euro, no, costava 17,60, l'ho pagato 15. Ultimo libro, La famosa psichiatra. Come sempre dico, andate sul canale di Vale a sentire cosa ne pensa della psichiatra, perché è esattamente ciò che penso io. Quello che vi voglio aggiungere è soltanto che se volete iniziare con Dorna, iniziate con questo. Adesso ci sono delle edizioni straeconomiche, questo è un libro, è stato il suo primo libro. È stato editato, dunque vediamo, vi dico l'anno. Questo mi ricordo che me l'ero regalato a Natale, perché voi dovete sapere che io a Natale mi regalo di fisso un libro e un CD. E me li impacchetto con cura, li metto sotto l'albero e poi a Natale spacchetto e mi stupisco, no? Talvolta dico, mappa, proprio il libro che avrei voluto leggere. Poi vi chiedete perché leggo libri tipo La psichiatra, no? Sto cercando delle autocure per. Vabbè, comunque è un libro del 2009, in Italia è uscito nel 2010, adesso ne trovate assolutamente edizioni economiche di tutti i tipi. Della Corbaccio poi escono in edizione Thea, se non sbaglio, che sono edizioni anche molto belle, brossurate. Quindi se volete iniziare, iniziate con questo. Il teaser è non credere a nessuno, non fidarti nemmeno di te stesso, non cercare la verità. Sarà la verità a trovare te. Niente, questo stavo leggendo il dietro, no, ma non dice niente di particolare. Io l'avevo pagato 18,60 euro. Ed è strano che sappia il prezzo, perché essendomelo regalato di solito tolgo anche il prezzo, perché è un regalo, sai che. Beh, La psichiatra è un viaggio, è un viaggio. È un viaggio nella mente di una persona. Cioè, tutto il romanzo è nella mente di questa persona, in un certo senso, no? Viviamo la sua soggettiva, cresciamo con lei pagina dopo pagina, viviamo le sue sensazioni, percepiamo il suo circostante. È un libro, un finale col botto. Diciamo che i due finali che mi sono piaciuti di più in assoluto di Dorn sono questi qua: Follia Profonda perché è completamente inaspettato, e La psichiatra perché è completamente inaspettato. Cioè, sono quei due finali in cui sospetti di gente, dici magari è il pazzoide, può essere quello che magari ancora non è stato raccontato nel libro, può essere quel personaggio, quell'altro personaggio, ma mai pensi a quello, e in entrambi i casi è successo così. E se devo scegliere il finale più bello, forse ancora La psichiatra. La psichiatra è stato proprio sconvolgente per me, ed è stato il libro, il primo di Dorna che ho letto, ed è il primo libro che mi ha portato a dire, cavolo, Wolfe Tone è un autore che vale la pena leggere. Volevo farvi vedere una foto, se lo trovo, su uno dei libri.
Eccolo qua. Tra l'altro, di Dorni io pensavo fosse uno psichiatra. Per parecchio tempo, tra l'altro, sono andato in giro a dire è uno psichiatra, uno psichiatra. In realtà non lo è. Perché lui ha studiato lingue e ha lavorato come logopedista per la riabilitazione nel linguaggio dei pazienti psichiatrici. Quindi aveva a che fare, ma non era, non è psichiatra lui. Pensavo fosse proprio psichiatra. Anche perché maneggia la materia psichica in maniera talmente abile da veramente poterlo essere serenamente. Va bene, dai, con sta maglietta orrenda ne ho dette tante, Angela, questa è tutta colpa tua, eh? T'ho voluto fare un omaggio, ma è andato così. Allora, io saluto la gente del salotto, voi sapete chi siete, vabbè. Vi ringrazio, ringrazio tutte le persone che mi seguono e che mi supportano. Dunque, volevo dire ciao Vale, che è un po' che non ti saluto. E mentre saluto Valentina, c'era una cosa che vi volevo dire, ho detto adesso ve la dico, non mi ricordo più. Boh, beh, dovesse venirmi in mente, lo farò. Perdonate ancora l'eleganza, ma io sono un personaggio formale, quindi. Grazie, eh. Io, boh, vi rimando al prossimo video che. Non so ancora bene cosa sarà, ma vediamo. Però è un periodo in cui sto leggendo un po' meno perché mi è successa questa cosa molto bella. E quindi sto leggendo un po' meno. Sto sempre leggendo Telen, quindi sono ancora lì. Sono arrivato a pagina 30, quindi sono andato oltre qualche ostacolo. C'è una roba che vi volevo dire, vabbè, ve la dirò al video dopo, sarà sicuramente una cavolata delle mie. Io intanto vi ringrazio ancora per essere stati qua e niente, state bene perché non vale la pena stare male. Un abbraccio, ciao ragazzi!